Primi passi nel mondo. Posta a pochi metri dalla chiesa parrocchiale, la collegiata dedicata a Sant'Agata, la chiesa della famiglia Belvisotti è ormai molto diversa da come doveva essere allora, alla fine del Seicento. Una lapide a lunetta, murata sopra una porta interna, ricorda ancora che Lorenzo Maurizio Belvisotti, questo è il nome di battesimo del futuro padre Ignazio, era nato proprio in quel punto della via del Borgo, nella laboriosa cittadina di Santiago. Purtroppo le cronache e i dati d'archivio non sono generosi di informazioni sui Belvisotti. Tutto fa ritenere che si sia trattato di una famiglia agiata, forse di notabili, ovvero di una borghesia delle professioni. Quello che è certo è che in città godeva di buon nome. Il padre, Pierpaolo, aveva sposato nel 1680 la vercellese Maria Elisabetta Balocco, figlia di un chirurgo. Nel giro di 6 anni la coppia aveva già messo al mondo 4 figli, ai quali si sarebbero presto aggiunte 2 bambine. L'ultimo dei maschi era proprio Lorenzo Maurizio, battezzato lo stesso giorno della nascita, il 5 giugno 1686. Dal poco che conosciamo di questa famiglia della buona borghesia piemontese, possiamo dedurre che, in tempi non troppo pacifici per i domini sabaudi, la rete parentale dei Belvisotti si preoccupò di garantire ai suoi giovanissimi un'istruzione superiore consona al loro livello sociale. 2 fratelli di Lorenzo, ad esempio, compirono gli studi di medicina e di notariato. Quanto all'istruzione di base, intendiamo quella degli anni dell'infanzia e della prima adolescenza, probabilmente fu un religioso, un precettore ad impartirla ai ragazzi, come era l'uso all'epoca, specie presso le famiglie benestanti. Nel 600, lo ricordiamo, l'istruzione era ancora affidata agli ecclesiastici ed in particolare agli ordini religiosi, ai gesuiti ad esempio e ai loro celebri collegi, frequentati soprattutto dalle classi agiate o dagli scolopi più attivi tra le classi più povere. L'insegnamento, che naturalmente lasciava il dovuto spazio alla formazione religiosa e morale, si concentrava sulle cosiddette materie umanistiche: grammatica, retorica, lingua latina, filosofia. Anche Lorenzo Maurizio non fece eccezione. Venne affidato molto presto ad un bravo sacerdote, probabilmente imparentato con i Belvisotti, Don Bartolomeo Quaglio. La necessità di una guida affidabile era, nel caso del piccolo, particolarmente opportuna. A soli 7 anni, il bambino si era ritrovato improvvisamente orfano del padre, morto ancora giovane, a 48 anni d'età. La madre, una donna che possiamo immaginare coraggiosa e amorosa, non si perse d'animo e si concentrò sul dovere di garantire ai figli un futuro. Le risorse della famiglia dovevano essere tali da consentirlo senza troppe difficoltà. Stando alle notizie che ci sono tramandate dagli archivi, Lorenzo Maurizio aveva un'indole riflessiva, sensibile e ben predisposta allo studio. Inoltre, l'ambiente nel quale gli venne impartita la sua prima istruzione gli risultò molto congeniale. Un vicino di casa ricordava l'affetto col quale Don Quaglio, durante il doposcuola, prendeva in braccio quel ragazzino minuto, docile e quieto, alieno dalle ragazzate, per scambiare qualche parola in amicizia. Altre testimonianze ci dipingono il quadretto non si sa se più edificante o più buffo del piccolo Lorenzo, intento a giocare con molta serietà al sacerdote, in mezzo ad un crocchio di minuscoli uditori che pendevano dalle sue labbra durante alcune prediche improvvisate. In breve, il ragazzo prese con molta naturalezza la via del seminario. All'età di 10-12 anni cominciò a servire la insigne chiesa collegiata di Sant'Agata quale seminarista, poi in qualità di chierico, dicono le fonti. Da allora il percorso del giovane Lorenzo Maurizio si snodò in modo lineare. Esaurite le possibilità di formazione che Santiago gli offriva,
andò a completare gli studi nella vicina Vercelli, dove risiedevano i parenti della madre. La città, direttamente e intensamente coinvolta in quegli anni nei conflitti tra i duchi di Savoia e la Francia, soffriva il clima di tensione tra autorità laiche ed ecclesiastiche che travagliò gran parte del Settecento e rimase a lungo priva di un vescovo che ne reggesse la diocesi. Una questione che avremo modo di riprendere. La vita religiosa, però, vi aveva una tradizione importante. Erano presenti i domenicani, i gesuiti e gli stessi cappuccini. Il giovanissimo Belvisotti, vuoi per motivi di studio, filosofia, teologia, vuoi per esigenze di direzione spirituale, vuoi infine potremmo dire per naturale inclinazione, li frequentò tutti e tre. Domenicani furono i suoi insegnanti. Presso i gesuiti trovò il suo direttore spirituale. Quanto ai cappuccini, che in città avevano un convento e la chiesa detta dell'Annunciazione, è molto probabile che egli li abbia conosciuti e ammirati a giudicare dagli avvenimenti successivi. Il 26 febbraio 1710, Papa Clemente XI concedeva al giovane Belvisotti, con un breve pontificio, di ricevere gli ordini sacri minori e maggiori, ovvero di diventare sacerdote, con facoltà di scegliere lui stesso il vescovo che l'avrebbe consacrato. Non sappiamo su chi sia caduta la scelta. Sappiamo però che il giovane chierico di Santià divenne a tutti gli effetti Don Lorenzo Maurizio Belvisotti. E sappiamo soprattutto un'altra cosa. A differenza di molti suoi contemporanei che vestivano la tonaca per procurarsi una cospicua serie di vantaggi materiali, questo giovane sacerdote suscitò subito in quanti lo frequentarono un misto di meraviglia e di rispetto per il modo in cui onorava il ruolo e la qualifica di ecclesiastico. Oltre alle testimonianze raccolte dai processi di beatificazione, che descrivono un giovane serio, intelligente, brillante negli occhi, con un aspetto e un contegno che comunicavano limpidezza e ricchezza spirituale non comuni, c'è un altro dato di fatto che lo conferma. Non ci sono prove che egli abbia abitato presso i parenti che senz'altro aveva in Vercelli. In cambio è certo che una volta diventato sacerdote, Don Belvisotti risiedette in casa di una famiglia nobile, quella del conte cavaliere Antonio Francesco Saverio Avogadro di Casanova, che lo scelse subito come precettore dei propri figli.